Siamo con la preside Deborah Belardo, dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo Rocco 5 Grandi di Sant'Arpino. Alla fine di questi due giorni fai, sono stati due giorni intensi. Sì, due giorni intensi, faticosi, bellissimi, entusiasmanti, grazie alla partecipazione di tutti, docenti, alunni, genitori, amministrazione comunale, protezione civile, carabinieri, vigili, basta, tantissime persone hanno collaborato e hanno fatto sì che questa due giorni rimanesse nella storia e quindi un evento importante, speriamo da ripetere. Preside, che risposta hanno avuto i ragazzi soprattutto a questi due giorni fa, quindi ad imparare i monumenti, i siti archeologici? I ragazzi hanno conosciuto ancora di più il loro territorio, hanno conosciuto palazzi privati, li hanno studiati, è una cosa che non è stata arrangiata in una settimana ma un percorso lungo di mesi e mesi, grazie alla passione e alla dedizione di tanti docenti, in particolare la professoressa D'Antonio, la professoressa Di Tella, la professoressa Palmiero, la professoressa Acquasanta e tantissimi altri che hanno proprio fatto sì che i ragazzi fossero preparati sui monumenti comuni e privati. E veramente una cosa importante è che hanno avuto anche tantissimi complimenti da parte di tutte le persone, i turisti che sono arrivati qui a Sant'Arpino oggi e ieri. Preside, tralasciamo un attimo il suo ruolo istituzionale. Personalmente, per lei, che cosa ha significato riscoprire questi posti del territorio così importanti? Noi viviamo in un territorio purtroppo massacrato da noi, dai cittadini, e un territorio importante nel tempo, io sono archeologa quindi lo so bene, e un territorio tutto da riscoprire e da valorizzare, partendo dai bambini, con gli adulti, con l'amministrazione comunale, con tutti i cittadini, speriamo di ridare veramente la vera dignità a questo territorio che se lo merita. Una promessa, così come Orta su Civa e come il sindaco di Sant'Arpino, di continuare a valorizzare il territorio, continuare a valorizzare questi siti. Un evento ci vuole qua nei prossimi mesi in sinergia con la scuola e le istituzioni. Vedremo un poco di coordinarci con le amministrazioni, ma comunque si tratta di eventi importanti e faticosissimi. Io sono distrutta, sono stata qui tutti e due giorni, mesi e mesi, giorni e giorni di preparazione, quindi vediamo un poco di coordinarci e di ripetere l'iniziativa, perché davvero è stata bella, il territorio se lo meritano gli alunni, i cittadini, e speriamo di avere lo stesso successo che abbiamo avuto in questi giorni. Due giorni del FAI, protezione civile impegnata a Sant'Arpino per il servizio d'ordine, com'è andata? Sì, una giornata abbastanza impegnata tra i gruppi che sono arrivati delle scuole, tra turisti che sono venuti così, i partiti, comunque abbiamo riuscito a gestire la situazione. Tutto a posto per il resto. Eravamo all'incirca 22 unità e ci siamo dislocati su tutto il territorio di Sant'Arpino con tutti i vari siti che erano aperti, con viabilità, diciamo, dare un po' di sostegno ai ragazzi che arrivavano distribuendo un po' d'acqua per refrigerarli. E basta, diciamo. Sindaco di Sant'Arpino Giuseppe Della Versana, per il weekend del FAI è stato un weekend molto impegnativo. È stato un weekend molto faticoso, molto impegnativo, ma pieno di grandi soddisfazioni. Il paese è stato pieno di scolaresche, di visitatori arrivati da ogni parte della provincia, dalla regione Campania, per visitare le nostre bellezze, e questo ci ha inorgogliti notevolmente come amministratori e come cittadini di questo territorio, e ci auguriamo di poterlo ripetere anche in futuro, iniziative del genere, perché portano solo ricchezza, passione, amore e crescita economica e sociale per questo territorio. Sindaco, una promessa qui a ripetere un evento del genere nei prossimi mesi, immediati, magari in estate, soprattutto nei palazzi che non sono stati aperti in questa manifestazione. Certo, io innanzitutto voglio ringraziare la famiglia Pezzella e ringraziare la famiglia Giordano che ha consentito di far visitare i propri luoghi, i propri palazzi, e hanno dato una grande disponibilità, li ringrazio a nome dell'amministrazione comunale. Però l'impegno, come dicevate voi, è quello di poter fare altre iniziative analoghe per altri palazzi bellissimi che stanno in questo comune e dare possibilità di farli conoscere a tante persone che vengono da fuori, ma soprattutto agli studenti e agli scolari del nostro territorio, ai nostri studenti, ai nostri scolari, perché devono avere amore per le nostre radici, avere amore per le nostre tradizioni, perché soltanto così avremo dei cittadini migliori per il futuro. E su questo so di contare, sulla disponibilità della preside Deborah Belardo, che ringrazio, e soprattutto del corpo docente.
organizzazione non solo su Sant'Arpino, ma ci vorrebbe anche una maggiore organizzazione sul territorio dell'anno, magari creando un itinerario artistico su Succivo, Orta e Sant'Arpino. Certamente, noi su questo stiamo lavorando, non a caso abbiamo creato la conferenza dei sindaci, di cui io mi onoro di essere il presidente, e in questo senso stiamo mettendo in rete le nostre esperienze, le nostre capacità amministrative per fare in modo che l'intero territorio adellano possa decollare. E questa del Fai di oggi è stata una delle iniziative, come quelle di Pulcinella Mente Winter, che sono iniziative che fanno in modo che l'intero territorio adellano possa risorgere, e quindi tutti i comuni adellani, ognuno con la propria peculiarità, con la propria storia, con le proprie tradizioni, fa in modo di poter dare un insieme a tutti quanti gli altri una mano per il sollevamento complessivo e tutto il territorio dell'anno.